Ragazzi, un'altra vegetazione ho trovato! Incredibile! Una vegetazione ancora molto più interessante da visitare! Andiamo subito a vedere! Vai! Let's go! Ragazzi, l'avete riconosciuto? Guardate dove mi trovo. Questa è la strada dove ho fatto la sperimentazione. Se sapete dove, ragazzi? Alle fornaci. È proprio questa la strada. Adesso noi, sai dove dobbiamo fare la missione? Qua dentro. La vegetazione qui è pieno di cose misteriose che non sappiamo che cosa ci sia, è tutto da sperimentare. Dove porterà questa strada? Beh, solamente su queste case che ci sono qua. Vedete anche qui si scende nel ponte e qui ce n'è anche un altro. Questo è quello più grande. E qui ci sarà dentro questo ponte. Questa specie di pozzo gigante di Samara. Quanto sarà profondo qui sotto. Però l'hanno tappato là. Incredibile. E sono due, andiamo subito dentro la vegetazione a vedere un po'. Ok? Andiamo, dai, let's go. No, c'è un tunnel. Un tunnel, chi c'è qui dentro? Guardate. Controlliamo. Chi c'è? Ah no, finisce qui. Guardate, siamo dentro la vegetazione numero 2 di Quartus Sant'Elena. Guardate, ancora le canne ci sono qui. Non le hanno ancora tagliate. Qui in primavera sarà tutto fiorito. Qua sta già cominciando. Perché qui in Sardegna, se avete notato, novità qui in Sardegna è questo, che qui siamo sfigati. Vorrei sapere perché. Perché qui non nevica mai, ragazzi, un cazzo. Qui abbiamo solamente il sole, il mare e la bellezza che ci fa vedere la madre terra sulla primavera. O se no, sa che cosa? Qual è la novità su Sardegna? E qui, che quando succede qualche tempesta di sabbia, qui ci arriva, perché abbiamo messo a quattro passi questo cazzo di dell'Africa, abbiamo che ci manda il calore, e quindi qui in Sardegna la neve non ci arriverà mai. E che cavolo. E quindi guardate, fra un paio di giorni, tanto fra poco, quando arriverà il 21 marzo, arriva la primavera, e qui, ragazzi, sarà micidiale. Sarà tutto pieno di fiori, colori di ogni genere, ma bellissimo. E invece da voi ci sarà ancora la neve, invece qui la primavera.
Comunque guarda, se siamo qui dentro la vegetazione, guarda che cosa possiamo trovare qui. Questo albero misterioso, che qui un giorno questo albero diventerà tutto pieno di foglie. Guardate, in mezzo alle canne sono! Posso entrare in mezzo? Minza, qui l'erba è altissima. Guardate, è altissima. Che ci posso trovare qui dentro? Qualche biscia! Qualche serpente! Biscia! Siete qui dentro? Siete qui? In mezzo alla vegetazione, fatemi entrare! Brutti mocciosi! Non voglio rischiare di entrare in mezzo alla vegetazione, in mezzo alla terra, perché ci possa essere qualche biscia che mi possa smursicchiare la mia caviglia, e poi ci crepo, è finita, fatta finita. Poi stiamo andando avanti. Ok, stiamo entrando qui, in mezzo qui stiamo entrando. Oh, sembriamo nella foresta di Jurassic Park, Jurassic World. Chi ci sarà qui? Sembra la foresta di Isla Nublar, dove si trovano tutti quei strani animali, i velociraptor. Però lì è bloccato, non si può passare. Guardate questi uccelli, che belli che sono! Ciao ragazzi, ciao bambini. Tra poco mi cagano sopra. Mai avvicinarsi, mai stare sotto l'esercito di uccelli. Guarda che bello questo albero. Se qui ritorno verso in primavera, sarà tutto fiorito. Che palude, che vegetazione, che bello. No, passiamoci, andiamo subito a vedere, sperando che non ci trovi qualche burrone. Guardate questa radice di questo albero, come tutto come finita terra. Posso passare qui, no? Se passo una sua proprietà. Dai, posso? Grazie madre terra, grazie. Guardate che bello! C'è come sono rimasto soddisfatto! C'è, che mistero! Guardate! Guardate che in mezzo alle canne, in mezzo agli alberi! Chi c'è? Chi è? Chi è? Chi sta parlando? Aspetta poco. Guardate! Cioè, ma ditemi una cosa! Io sto parlando adesso con i quartesi! Ma qui chi ha il coraggio di avvicinarsi a filmare tutti questi alberi? Solamente il Blue Pepper ci va, se avete notato. Guardate questo albero come è diventato. Che bello, che bello. Ci sarà qui? Minimo mi state domandando, anzi mi state dicendo: Andre, Minza, ma tu sei completamente pazzo che vai qui in mezzo in questa vegetazione? E che cosa me ne importa a me? Sono cavoli vostri se non volete andarci. Io ci vado perché voglio esplorare, voglio scoprire, voglio vedere che cosa ha creato la madre terra. È importante, perché Dio vuole che noi esploriamo tutte le sue bellezze che ci ha fatto mandare su questo pianeta. Guardate
questo albero, che bella. Qualcuno l'ha spezzato il coso, ha tolto un pezzo di albero. Che bello! Vediamo che cosa ci troviamo qui. Cosa troviamo qui? Mi sa che finisce qui. Finisce qui. Dai, non dimmi, finisce tutto qui. Ma che delusione. Ah no, sì, qui c'è un passaggio. In mezzo alla vegetazione. Posso? Posso entrare? In mezzo alla vegetazione? No, finisce qui. No, che delusione. Ma che delusione, ma perché? Fatemi visitare la natura, che la natura ci vuole bene. Sì, finisce qui. Ecco fatto. A posto. Vediamo poco a poco. Qui cosa ci sarà? Ah, ecco, qui continua. Vediamo poco a poco, perché vedete, tutta questa stradina porta poi dall'altra parte. Vediamo un po'. Sì, infatti noi eravamo lì. Vediamo poco a poco. Ah, c'è una persona là che sta portando il cane. Che bellino. Ciao amore. Ciao, ciao, che bellino che so cane. Come si dice? Non mi ricordo più. Comunque, si è visto una marea di uccelli, ragazzi, che si trovano proprio lì. Adesso proprio dovrebbero arrivare. Poco dovevo tutti salire, volare tutti gli uccelli, guardate, tra poco svolazzano gli uccelli. Proviamo avvicinarci, vediamo che cosa succede. Minimo volano tutti. Eccoli là! Eccoli. Ehi! Volate! Volate bambini! Che belli! No, però dai, non andate da quella parte! Volate in alto! Sono Andrew Pepper, esploratore di misteri Sardegna! Volate in aria! Guardate! Devo zoomare un po'. Cosa aspetta? Qua! Non ci posso che... della spazzatura! Qualcuno ci ha buttato qui della spazzatura. Non ci posso credere. Che belli! Grazie madre terra di questi uccelli. Guardate che belli! In mezzo alla vegetazione di uccelli. Vi sentite tutti la riunione delle famiglie. Guardate che cosa ho trovato qui, ragazzi. Qualcuno l'abbia buttato qui perché non gli serviva più. Un Buddha. Che cos'è un Buddha questo qua?
o potrei essere la moglie del Buddha. Non ci posso credere, guardate che bello, guardate. Non ci posso credere, qualcuno l'abbia abbandonato qui che non gli serviva più e quindi l'ha messo in mezzo a questo campo di vegetazione, la palude o quello che sia. Non ci posso credere. Qualcuno se lo vuole prendere, venga qui e lo prenda. Però è tutto distrutto. Sì, è tutto distrutto. Qui ci mettono le candele. Mette uno che fa meditazione, appoggia qui la candela e si illumina lui. Prova ad andarci. Ci vado. Vado. Vai. Let's go. Ok, posso? Salve uccelli, sono io Andrew Peppe, esploratore di Misteri Sardegna. Posso venire a farvi visita? Posso? No, ma perché? È tutto bloccato. Ma dai, non ci posso credere. Devo uscire a passare un modo. Voglio visitare gli uccelli. Torno subito, ragazzi, perché non posso filmare che ogni volta rimango deluso e non posso entrarci. Torno subito. Ok ragazzi, ci sono riuscito a arrivare in questo punto dove si fanno bene gli uccelli. Qui c'è una riunione, gli uccelli che stanno preparando per fare questi nuovi nidi 2018 in primavera. Guardate, la riunione degli uccelli. Aspetta che farò zoomare. Li vedete? C'è la riunione degli uccelli. Adesso io provo a alzare così li potete vedere meglio. Aspetta, non troppo. Ecco, così va meglio. Guardate. Ehi! Che bello! La riunione di uccelli 2018 di marzo! Oh, l'avete visto ragazzi? Come stavano volando! Però loro sono sempre lì che stanno facendo la loro riunione e quindi non posso fare. Guardate quanti ce ne sono, guardate che belli. Vorrei tanto passarci lì in mezzo. Adesso provo poco se qui si può passare. Stanno attenti però. Andiamo poco a poco. Posso? Tutte queste canne in mezzo alle spalle ci sono. Oh, voglio passare in mezzo. Eccoli qua, guardate. Mi stanno telefonando. Ehi! Che belli! Che sono! No, vedete qui non si può passare. Che belli, vabbè dai, qui purtroppo si può passare, vedete che qui c'è un burrone, si può passare, ma peccato, ma che delusione, volevo avvicinarmi dagli uccelli, così si vedevano come volavano. Oh, oia, va bene,
Ma che delusione, ma che delusione, che delusione! Uffa! In mezzo a questa vegetazione sono, guardate! E che palle! Delusione! Però comunque sono uscito un po' a farvi vedere poco a poco la riunione degli uccelli. Meglio di niente. E va bene. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mettete un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale di YouTube, Edu Pepe, esploratore di misteri Sardegna. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Questa produzione l'ho fatta perché volevo vedere che cosa ci fosse dentro nella seconda vegetazione, nelle canne, in un campo, che magari forse ce n'è anche un'altra che dovrei visitare. Si trova nella vegetazione, lo chiamo il Campidano, è tutto pieno di un campo tutto verde, sembra il paradiso, sembra. Si trova in Via Marconi, dove avevo fatto la produzione, su quel ponte di Via Marconi, che si trova verso Cagliari, quella strada dove porta a Cagliari. E quindi andrò lì a vedere qualcosa. Diciamo che non ci sarà granché, solamente panorama, bellezze così da visitare. E nel frattempo vi ho fatto vedere questa, ok? Ciao ragazzi, ci sentiamo e ci vediamo alla prossima edizione, ok? Ciao ragazzi, mettete dei bellissimi like, ricordatevi. Ma tanto voi, se ho notato nei video, nessun like, non so perché. Secondo me io non sono una persona che sta. Mica c'è freddo per niente. E non nevica mai qui, che vergogna. Comunque stai dicendo, tanto io guarda non sono un tipo che pretende, quindi se volete mettere dei like sono contentissimo, se non volete mettere dei like guarda ho tanta pazienza, me ne sbatto. Siete liberi di fare quello che volete. E nel frattempo arriverà il prossimo video. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, peschio.